Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi ridurrà le tasse alle partite IVA e ai pensionati. DL Lavoro, via libera della Camera, alla fiducia con 344 sì. Stamina, Vannoni, sono sereno e ho le carte per difendermi. Ho preso l'impegno con le partite IVA, gli incapienti e i pensionati di proseguire nel lavoro iniziato con i dipendenti per l'abbassamento delle tasse. A dirlo Matteo Renzi, che ha risposto ai cittadini su Twitter. Sui treni del Sud scrive: nei prossimi giorni lanceremo un'iniziativa puntuale sull'utilizzo dei fondi strutturali europei che vanno utilizzati meglio perché sono tanti e spesso non spesi o spesi male. Sugli 80 euro in busta paga, aggiunge Renzi, tutti a dire che è un provvedimento elettorale. No, è una rivoluzione nei rapporti tra Stato e cittadini. Si inizia a restituire e la politica stringe la cinghia. Via libera della Camera alla fiducia al decreto legge lavoro con 344 voti favorevoli e 184 contrari. Il voto finale del provvedimento è atteso per giovedì. Il DL passerà quindi al Senato per la seconda lettura. Nuovo Centrodestra e Scelta Civica hanno votato a favore, annunciando che chiederanno modifiche al Senato. Sono sereno e ho le carte per difendermi. Non riconosco le accuse e avrò modo di contestarle con molti dati. Davide Vannoni, presidente di Stamina Foundation, commenta così la chiusura dell'indagine della Procura di Torino sul caso Stamina, che coinvolge una ventina di indagati. Tra i reati contestati anche l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa e l'esercizio abusivo della professione medica. L'importante è che da questa vicenda esca chiarezza su un caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, dice il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Mantenere un figlio costa sempre di più, soprattutto nel primo anno di vita. Quest'anno la spesa aumenterà dal 2 al 3%. Salgono infatti i prezzi di pannolini, biberon e vestitini, come risulta da uno studio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Il costo complessivo varia da un minimo di circa 6.766 euro a un massimo di 14.427. E quindi si passa da 6.585 euro a 6.766 più 3%. Per una famiglia con reddito disponibile netto di 34.000 euro annui, crescere un figlio fino alla maggiore età costa mediamente 171.000 euro. Si fa strada in rete una sorta di anti-inno per i mondiali. Si tratta di È di moda, il nuovo singolo di Tricarico, che attacca pesantemente i calciatori, che canta, non sanno neanche parlare ma dettano legge, e ne fa l'archetipo dell'Italia che non funziona. A replicare Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori. Quella di Tricarico, dice, è una visione molto riduttiva del nostro ambiente, che invece ha mille sfaccettature con risvolti positivi e negativi. Un cervo selvatico è stato catturato nel centro di Monza. Era stato segnalato da alcuni automobilisti mentre vagava per le vie della città. Ora si trova in un centro di recupero per animali a Lissone. Ferito lievemente un agente delle guardie ecologiche provinciali durante la cattura.